Ciao, ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale, Io sono Silvia. Oggi ti propongo una sequenza di Pilates dedicata in particolare al rinforzo e alla tonificazione delle gambe, degli addominali e dei glutei. Quindi eh, esploriamo diverse posizioni rispetto al tappetino per lavorare um, nella loro interezza i muscoli dell'addome, uh, cercheremo di lavorare le diverse parti dei glutei e, e lavoreremo anche le gambe eh, in posizione da supini, um, da, da in piedi, veramente in modo da rendere globale il lavoro. Ci sarà una piccola sequenza di plank che ovviamente coinvolge anche la parte alta del corpo, però principalmente ci dedichiamo um, proprio alla, alle gambe e a dominare i glutei. Prima di partire vorrei ricordarti che nella descrizione di questo video trovi il link a Nuvola Pilates, la mia scuola online dove trovi video di Pilates tradizionale, diffusione con la danza e con lo yoga, ehm, trovi dei tutorial dedicati a singoli esercizi, puoi fare una prova gratuita di 7 giorni durante la quale ti è possibile vedere tutti i contenuti in modo gratuito e senza impegno e poi puoi decidere se proseguire con l'abbonamento mensile, semestrale o annuale. Um, direi che siamo pronti per partire, quindi srotola il tuo tappetino e iniziamo ad allenarci insieme. Partiamo dalla posizione supina, senza spessori sotto la testa se hai l'abitudine di, di utilizzarli. Ci prendiamo un attimo per sistemarci bene centrali sul nostro tappetino, quindi usa le mani per sentire che il tuo corpo è nella posizione al centro del tappetino. Abbiamo le gambe piegate con i piedi in linea con le anche. Andiamo a cercare la posizione della cervicale, quindi puoi fisicamente spostare la tua testa per sistemare in allungo il tuo tratto cervicale. La sensazione è che la tua nuca stia bene in appoggio, eh, che ci sia uno spazio tra il mento e lo sterno eh, e che la zona delle spalle sia rilassata. Cerca anche l'appoggio delle tue scapole sul tappetino, l'allungo delle braccia con le mani bene aperte. A scendere lungo la corona vertebrale trovi il neutro del tuo bacino, quindi cerca veramente il peso dell'osso sacro sul tuo tappetino. Eh, le, dei piedi sono, le dita dei piedi sono ben aperte in modo da sostenere il tuo peso nella salita. E da qui inspira, prepara il neutro ed espira. Passa dalla retroversione, attiva le cosce, i glutei. Solleva il bacino gradualmente, porta il peso verso le spalle, inspira, rimani in quota ed espirando, una vertebra dopo l'altra scendi fino a ritrovare il tuo neutro. E di nuovo inspira, prepara ed es retroversione del bacino, vai su, senti che il peso scivola verso le tue spalle, inspira, sale ancora 2 mm spingendo dai glutei ed es una vertebra dopo l'altra ritorna giù. E andiamo avanti, inspira, prepara. Ed adesso retroversione del bacino, vai su. Ogni volta che sali, accertati di avere una linea che corre dalle spalle alle anche alle ginocchia. Quindi non andare eccessivamente ad aprire il busto, ma cerca di usare i glutei per far salire il bacino. Inspira, tienilo ed espira. Articola la tua colonna, mantieni l'allungo del tratto cervicale la testa stabile quando scendi. Ripetiamolo ancora due volte. Inspira, prepara. Fuori l'aria retroversione, vai veramente a massaggiare la tua colonna in salita. Premi con uguale energia sui tuoi piedi. Inspira. Inspira, i glutei ti portano ancora un filo verso l'alto ed espirando articola la tua colonna in discesa e facciamo l'ultimo, inspira, prepara ed es retroversione, solleva gradualmente il tuo bacino, tienilo qui, inspira ed espira, articola la tua colonna per scendere massaggiando bene tutta la schiena. Da qui solleviamo il bacino direttamente, quindi andiamo direttamente al massimo della quota, stacchiamo la gamba destra, la portiamo a tavolino, ritorna giù, ripeti con la gamba sinistra cercando di tenere il bacino allineato e scendi direttamente. Ripetiamo, solleva, la gamba destra sale, premi bene sulle tue braccia per aiutare l'equilibrio, il bacino rimane allineato, torna, sali leggermente di quota e poi scendi direttamente al neutro. E proseguiamo così, sali, solleva. Ritorna, solleva, ritorna e scendi. Ancora solleva la prima gamba a tavolino, ritorna in appoggio la seconda gamba a tavolino, ritorna e scendi. Modifichiamo ora la gamba che si solleva, quindi sali, piega. Stendi in avanti, allineando con l'altra, ripiega, riappoggia il tuo piede destro. La gamba sinistra sale, allunga in avanti, allineandosi con la coscia destra. Ritorna, riappoggia, solleva il bacino di 2 mm e ritorna giù. Ripetiamo questa piccola combinazione: solleva il bacino, solleva la tua gamba destra, stendi in avanti, ripiega il tuo ginocchio, riappoggia, punta tallone. E anche la gamba sinistra sale, allunga in avanti, ripiega. Riappoggia, recupera a quota col bacino bene allineato e scendi. Ripetiamo l'ultima volta: solleva il bacino, solleva la gamba destra, stendi in avanti, ripiega il tuo ginocchio, riappoggia. Punta tallone, la gamba sinistra sale, allunga, ripiega, riappoggia, recupera a quota e ritorna giù. E da qui andiamo a fare il nostro shoulder bridge. Quindi solleva il bacino, porta la gamba destra distesa verso l'alto con la punta tirata. Al piede a martello scende, inspira, risali. Fuori la scendi due, inspira, ritorna, avanti, scendi tre. Inspira, risali. Premi bene sulle tue braccia quattro. Torna su, ancora scendi 5, torna verso l'alto, ripiega il tuo ginocchio, appoggia il piede, recupera bene l'allineamento del tuo bacino, la gamba sinistra sviluppa verso l'alto e la portiamo il piede a martello per scendere 1 e risali, scendi 2 e risali, avanti 3. E ritorna, ancora scendi 4 e risali, avanti 5, torna su, ripiega il tuo ginocchio, riappoggia, recupera quota con il bacino e scendi direttamente. Ora alterniamo il movimento di développé verso l'alto, salendo però sulla punta del piede che rimane in appoggio sul tappetino. Quindi inspira, prepara ed espira, fuori l'aria, sali, inspira, scendi, cambia gamba ogni volta, fuori l'aria 2, Inspira, ritorna e avanti, fuori l'aria 3, ritorna giù, ancora sali 4 e ritorna, respira, fuori l'aria, sali 5, inspira, torna, fuori l'aria 6 e scendi, avanti ancora, sali 7, inspira, ritorna, avanti, sali 8. E gli ultimi due, se te la senti avanti, sali in nove. La sensazione è che la tua gamba venga tirata verso l'alto mentre la sviluppi verso il soffitto, ritorna giù. E qui puoi tirare un secondo le ginocchia, giusto per dare un pochino di scarico alla zona lombare. Quindi, ginocchia al petto incrociando le caviglie, e puoi mettere uno spessore sotto la tua testa se preferisci supportare un pochino la tua cervicale. Ritorna con i piedi appoggiati. Ora andiamo a fare una piccola retroversione del bacino, quindi ci attivia, attiviamo un pochino di più gli addominali, cominciamo a sollevare una e l'altra gamba in tavolino. Le tue braccia possono partire verticali verso il soffitto oppure puoi supportare la tua cervicale se senti il bisogno di sostenere la tua testa. Cominciamo con un toe tap, quindi cominciamo ad alternare una gamba, un piede va a toccare il pavimento e l'altra gamba tira un pochino verso il petto e scambiamo per uno, scambia due. Scambia 3, scambia 4, ora continua a scambiare, ma solleva il busto e continuiamo per 4, per 3, per 2, per 1. Appoggia la testa e continua 1 e 2, 3, respira liberamente 4 e sali per 1, 2, 3, 4, ancora scendi, 2, 3, 4, e di nuovo sali un po' come se fossi in posizione di 100, 3. E 4 e ancora 1, 2, 3, 4 di nuovo sali per 1, 2, 3, 4 e ancora una ripetizione 1, 2, 3, 4 e di nuovo sali 1, 2, 3, 4 e anche qui puoi tirare le gambe verso il petto e appoggiare delicatamente la tua testa. Ora proviamo a partire con le braccia allungate oltre la testa e le gambe stese in avanti. Quindi abbiamo la testa appoggiata, le gambe allungate. Quindi cerca veramente di creare un contrappeso tra le braccia e le tue gambe. La schiena bene incollata sul tappetino. Inspira ed espira fuori. L'aria solleva. Tira bene le ginocchia verso il petto. Le braccia sono ancora in posizione di 100. Il busto sale, le ginocchia tirano verso il petto. Scendi in posizione di partenza. Inspira qui fuori. L'aria solleva. Oppure, se preferisci, butta fuori l'aria se sei qui inspira ritorna su. Quindi cerca di trovare il tuo respiro e in particolare butta fuori l'aria dove senti più fatica nel movimento. Ancora allunga, fai sempre attenzione alla tua zona lombare che sia protetta dal lavoro dei tuoi addominali, avanti allunga e ritorna su e di nuovo stendi e ripiega quindi tira bene le ginocchia al petto, un po' come se volessi portarle verso la tua fronte. E ancora gli ultimi tre, allunga e risali, avanti ancora, allunga e ritorna, ancora allunga, ritorna e qui rimani con le ginocchia al petto, appoggia la tua testa ed ondola un pochino, sempre per scaricare la tua zona lombare. Torniamo con le gambe in tavolino. E andiamo a riprendere il nostro toe tap, questa volta metti le mani dietro la nuca, ricordati che i gomiti sono leggermente staccati rispetto al tappetino. Cominciamo a fare tre movimenti di toe tap, quindi la gamba destra rimane su, la gamba sinistra scende, facciamo tre movimenti, per uno, due, tre, le tue gambe si fermano, il busto va a salire verso il ginocchio che trovi, si trova verso il petto, quindi gamba sinistra per tre volte, fuori l'aria su e ritorna, ancora uno... Ritorna, appoggia la testa, tre scambi delle tue gambe. 1, scambia 2, scambia 3, rimani e ruota per 1, torna al centro, fuori l'aria 2 e ritorna, sali 3, ritorna al centro. Ripartiamo, 1, scambia 2, scambia 3, fermati e ruota, torsione del busto in flessione per 2 e ritorna, sali 3, ritorna al centro, ancora, scambia. Scambia, scambia, fermati e ruota per uno, ritorna al centro, scambia due e ritorna, sali tre, ritorna e anche qui tira un secondo le ginocchia verso il petto. Da qui allunga bene le tue gambe sul tappetino, quindi ci prepariamo per una piccola sequenza di roll up. Le gambe sono unite, il bacino neutro, quindi attenzione a non inarcare la schiena, portiamo le braccia oltre la testa. Inspira, porta le braccia in avanti ed espira, solleva il busto, testa, collo e spalle vieni su, curva in avanti verso le tue gambe, la testa si può rilassare, le braccia rimangono parallele al pavimento, srotola indietro scaricando bene le tue spalle, frena la discesa e allunga le braccia oltre la testa quando arrivi alla fine. Inspira le braccia per prime, fuori l'aria, solleva, fletti la colonna sopra le tue gambe. E poi veramente scarica le tue spalle, frena, usa la pressione delle gambe una vicino all'altra per aiutare la discesa. Quindi veramente senti un'attivazione muscolare in tutto il corpo mentre stai salendo e scendendo nel tuo roll up. Allunga e di nuovo scarica bene le tue spalle, scendi articola bene la tua colonna ancora un paio di movimenti in, prepara le braccia fuori l'aria cerca di rendere questo movimento più fluido possibile, rilassa un secondo la testa e srotola indietro allunga, facciamo l'ultima risalita, ci fermiamo su inspira, porta le braccia in avanti fletti la colonna curva, quindi recupera l'appoggio sugli ischi ogni volta che arrivi qui, lascia le braccia vicine alle tue gambe e torna con la schiena dritta, e da qui ci sdraiamo sul fianco sinistro Andiamo a eh, appoggiare il gomito sinistro, quindi trova una posizione che sia comoda. Se poi dovessi preferire scendere un pochino di più con la testa, sentiti libero di farlo. Puoi sempre rivolgere lo sguardo anche verso il tappetino se la cervicale eh, in qualche modo viene sollecitata eccessivamente. Accertati che le tue anche siano bene allineate. Scarica bene le tue spalle. La mano destra può rimanere qui in appoggio sul tappetino oppure possiamo modificarla nelle varie posizioni di allungo o di mm, scarico. Quindi cominciamo dal nostro clam, quindi da qui solleva il tuo ginocchio destro, portalo in rotazione, vai verso in rotazione del femore e ritorna giù. E cominciamo da qui, fuori l'aria. Quindi fai attenzione che il tuo bacino rimanga il più possibile stabile, mantieni un contatto tra le punte dei piedi e vai ad aprire per quanto possibile il tuo femore. Ricordati che nella mobilità siamo tutti diversi, quindi cerca di mantenere, di rispettare quello che è il tuo range di movimento. Ancora per 5 e ritorna. Scarica bene le spalle. 4 e ritorna. Ancora 3 e ritorna. Ancora gli ultimi 2 e ritorna, ancora uno e ritorna. Ora una piccola combinazione in cui possiamo portare la mano destra o dietro la nuca o allungarla o sul fianco. Quindi cominciamo a portare le anche su, e aprendo bene il ginocchio destro, stendi la tua gamba destra, ripiegala, ritorna giù. Quindi solleva e apri, stendi la tua gamba, ripiegala, riappoggia e richiudi. E ancora, sali, apri, Stendi la tua gamba, riappoggia la punta vicino all'altra e ritorna giù. E ancora sali, apri, allunga, ritorna e ripiega. Facciamo gli ultimi due, e ancora apri, stendi, piega e ritorna. E ne facciamo ancora uno: apri, sali, stendi, piega e ritorna. E da qui allunga la tua gamba destra, quindi stendi in linea con il tuo bacino andremo a fare una sorta di rovesciata, in cui puoi prendere come riferimento i tuoi estremi del tuo tappetino destra-sinistra, quindi solleva vai avanti, solleva vai indietro e di nuovo avanti e indietro, quindi lavoriamo bene tutta la parte laterale del nostro gluteo, cerca di mantenere la tua gamba parallela, quindi il ginocchio guarda qui davanti e ancora sali e scendi e sali e scendi e respira liberamente ricordati la posizione alternativa per la testa ne facciamo ancora 8, ancora 7, ancora 6, ancora 5, avanti 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1. Ritorna più o meno in linea con il tuo bacino, quindi spalla anche a caviglia e portiamo il braccio destro oltre la testa, quindi un pochino in curva qui. Ora cominciamo anche con una piccola combinazione, quindi... Mentre ruoti il busto solleva la tua gamba, qui senti veramente il quadricipite che lavora per portarla su, se te la senti stacca la gamba a sinistra, portala vicino all'altra, ritorna giù con la prima gamba e spingi il bacino in avanti per ritornare in allineamento. Qui possiamo portare il braccio leggermente più indietro e la gamba più indietro, andare a guardare verso il nostro gomito sinistro. Quindi comincia a sollevare la tua gamba destra. Parti con la gamba sinistra, sei in rotazione esterna qui con le, gli adduttori che lavorano. Ritorna giù con la gamba sinistra e spingi indietro la gamba destra. E di nuovo solleva, allunga la seconda gamba, ritorna giù e vai ad attivare bene quel gluteo nella parte posteriore. Gli obliqui lavorano. Ancora. Sali, allunga scendi e di nuovo spingi indietro, ne facciamo ancora uno, di nuovo sali, allunga, ritorna e di nuovo spingi indietro e da qui ci prendiamo un attimo solo per piegare entrambe le ginocchia e andare ad allungare, diamo un pochino di scarico alla nostra spalla sinistra, puoi guardare qui verso i tuoi piedi, tenilo proprio un paio di secondi e poi ritorna giù, andiamo a ripetere tutto sull'altro lato. Prenditi un attimo per definire la posizione sul lato destro, scarica bene le tue spalle, le anche sono allineate, le ginocchia, le cosce allineate tra di loro. Quindi cominciamo dal nostro clam, semplicemente aprendo e chiudendo il nostro femore, lo portiamo in rotazione verso l'esterno e poi lo riportiamo in parallelo sull'altro. Quindi ricordati anche qui che puoi attingere la posizione alternativa per la tua testa. Respira avanti per 5 e ritorna. 4 3 e ritorna ancora gli ultimi due ancora uno ritorna prima combinazione quindi puoi portare il braccio ma sentiti in libertà di modificare la posizione della mano rispetto alla tua testa o al bacino e di nuovo quindi solleva in apertura allunga la tua gamba ripiega e ritorna giù e di nuovo sali apri stendi la tua gamba ripiega e ritorna giù senti quindi l'obliquo destro che ti solleva allunga Ripiega e richiudi, ancora vai in apertura. Stendi fino a dove è possibile, ripiega il tuo ginocchio e ritorna giù avanti. Ancora per tre, stendi, piega e ritorna. Ancora gli ultimi due, stendi, piega e ritorna. Ne facciamo ancora uno, sali, allunga, scendi e ritorna e qui allunga la tua gamba sinistra portala bene in linea con il tuo fianco il fianco sinistro spinge leggermente in avanti prendiamo come riferimento la parte davanti e dietro del tappetino solleviamo andiamo davanti e dietro quindi qui stabilizza bene il busto quindi attenzione a non farti spingere verso il basso dalla salita della tua gamba e quindi senti gli addominali lavorare sostieni il tuo fianco destro e senti il lavoro nel tuo gluteo nella parte laterale e respira, senti anche la gamba destra che spinge delicatamente sul tappetino, quindi per quanto il lavoro si senta principalmente sul gluteo, il lavoro è un pochino più esteso, no? un po' in tutto il corpo e facciamone ancora 8, ancora 7, avanti 6, ancora 5, 4, sale e scendi 3, ancora 2, ancora 1, ritorna in linea, qui allunga il tuo braccio sinistro oltre la testa. Puoi andare a spingere la gamba indietro e guardare verso il tuo gomito destro. E quindi solleva, ruota, porta la gamba verso l'alto. L'altra gamba la raggiunge, stendi entrambe, quindi stai in appoggio un pochino sul tuo gluteo destro. Ritorna giù con la prima gamba, la seconda allunga, quindi vai a cercare quella allungo indietro, quella estensione nella tua anca sinistra. E di nuovo, sali con la gamba sinistra, sali anche con la gamba destra, rimani qui solo un secondo. Piega il ginocchio destro, allunga la gamba sinistra vai a cercare quell'estensione. E di nuovo, solleva. Allunga la seconda gamba, la seconda gamba scende per prima e poi vai a cercare quel parallelo, allunga bene indietro, respira liberamente, di nuovo sali, allunga, scendi e vai a cercare quell'estensione, ne facciamo ancora due se te la senti, sali, allunga, scendi, ritorna bene indietro e facciamo l'ultimo, ancora vai su, allunga bene la gamba, ritorna giù, vai a cercare quell'estensione. E da qui ripiega anche la gamba sinistra, prendiamoci solo un attimo per liberare dal peso la spalla destra e andiamo a guardare verso i piedi, giusto per strecciare un pochino tutto il lato destro dal fianco verso la spalla. Molto bene, e da qui torniamo centrali, prendiamoci un attimo per ruotare le spalle, quindi togliere tensione. E ci portiamo nella posizione di plank sui gomiti. Quindi comincia a sistemare l'appoggio dei tuoi gomiti. Puoi tenere gli avambracci paralleli oppure intrecciare le dita delle tue mani. E cominciamo ad allungare una gamba indietro, attivando bene il gluteo, facendo una sorta di piccola retroversione. E poi andiamo ad allungare anche la seconda gamba. Andiamo a tenere la nostra posizione di plank. Ci fermiamo qui, scarichiamo bene le spalle, semplicemente respiriamo in questa posizione. La teniamo, glutei attivati come se volessimo fare una piccola retroversione e da qui quando te la senti comincia a portare il bacino verso l'alto portando lo sguardo verso i tuoi piedi e ritorna giù senza crollare con il tuo bacino mantenendo la tenuta degli addominali e fuori l'aria sali due, inspira, ritorna. Avanti ancora, sali tre, il bacino spinge verso il soffitto, ritorna giù. Quindi porta lo sguardo verso i piedi quando sali, riporta lo sguardo più o meno verso le tue mani quando ritorni giù. Ancora fuori l'aria, sali e di nuovo scendi. Gli ultimi quattro, ancora su e ritorna. Avanti ancora per tre e ritorna. Facciamone ancora due così, di nuovo sali e scendi controllando bene la posizione del tuo bacino facciamone ancora uno, sali, ritorna giù fermati ancora qualche secondo, poi sistemando bene la tua posizione e poi piega un ginocchio in avanti piega l'altro ginocchio sciogli la posizione delle tue braccia apri leggermente le ginocchia e vai ad allungare indietro puoi mettere le mani sotto la fronte, su una, sotto una guancia allungarle lungo i fianchi sentiti in libertà di... Portare il corpo nella posizione più comoda per rilassare un secondo e riprendere anche il respiro naturale. Puoi massaggiare la tua schiena, dondolando un pochino il bacino destra e sinistra. E poi prenditi un attimo per srotolare indietro e chiudere le ginocchia, ruotare le spalle indietro. E da qui andiamo verso la quadrupedia. Mani in appoggio sotto alle spalle, ginocchia a linea con le anche. Andiamo a fare anche una piccola sequenza di plank in appoggio sulle mani. Quindi stendi la tua gamba a destra e indietro, esattamente come hai fatto prima: stendi la gamba a sinistra. Alterniamo il movimento: due movimenti di mountain climber dritti, uno e due porta il ginocchio verso il petto con il movimento di mountain climber incrociato. E il movimento di Mountain Climber invece verso l'esterno, verso lo stesso gomito, ritorna verso lo stesso gomito, ritorna dritto per due e respira uno, incrociato per due e avanti, e laterale per due, ritorna vai ancora i primi due dritti, ritorna al tira, ritorna incrociato e incrociato, e laterale, verso lo stesso gomito, ritorna, verso lo stesso gomito, ritorna, qui prenditi un attimo per sollevare il bacino portandoti verso il cane testa in giù, sistema bene i tuoi piedi, porta lo sguardo verso le tue ginocchia, verso i piedi, andiamo a prenderci un piccolo movimento di running, in cui pieghiamo una gamba, stendiamo l'altra, andiamo a dare un pochino di allungo ai nostri um, polpacci, cerca di tenere la testa bene tra le tue braccia, non esagerare nell'estensione del tuo torace. Ne facciamo ancora 4, ancora 3, ancora 2. Ancora uno, riallunga se possibile entrambe le tue gambe e ora cammina in avanti, quindi fai dei piccoli passi delle tue gambe verso le mani. Qui porta i, i piedi in un parallelo, rilassa testa, collo e spalle. Prenditi un attimo per portare il peso verso le dita dei tuoi piedi, ginocchia morbide e poi con molta calma srotola verso l'alto. Quindi passiamo nella nostra posizione di eret er er eretta. Quindi andiamo ad allungare tutta la schiena e ci prendiamo anche qui un attimo per ruotare le spalle indietro. Cominciamo con una sequenza di squat molto semplice in cui terremo le mani in preghiera davanti al petto. Trova bene il parallelo delle tue gambe, l'allungo della tua colonna, una lieve contrazione dei tuoi glutei qui. Inspira, prepara, fuori l'aria scendi e ritorna in allungo, fuori l'aria 2. Quindi mantieni la tenuta degli addominali quando stai scendendo, il codino in fuori, la tua schiena è neutra. E risali, ancora scendi 5, torna su, avanti 6, e ritorna, ancora scendi 7, e risali, avanti 8, e ritorna, ancora scendi 9. Sul prossimo ci fermiamo giù per una piccola serie di molleggi. Molleggia per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, lo ripetiamo ancora per 10 volte, e ancora per 1, 2, 3, 4, scarica le spalle, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e riallunga, sciogli un secondo le tue braccia, ora ripetiamo la posizione dello squat, ma um, abbiamo un piede, quindi puoi cominciare col piede che preferisci, eh, che ha, la gamba arretra leggermente io punto il piede, quindi ho la punta del piede appoggiata e il tallone sollevato. È uno squat leggermente sbilanciato, ma rimane uno squat, quindi rimane la sensazione di sederci indietro. Eh, faremo una piccola serie di movimenti e poi aggiungeremo i molleggi come abbiamo fatto poco fa. Quindi la gamba che è dietro è leggermente piegata, andremo a piegare tenendo il bacino bene allineato, ovviamente il peso sarà soprattutto sulla gamba di terra. Inspira, prepara, vai giù, fuori l'aria e ritorna, ancora scendi due. Stesso concetto di prima, quindi il bacino bene neutro, tre e riallunga, avanti scendi quattro e ritorna, respira, cinque e ritorna, ancora scendi sei. E ritorna fuori l'aria 7, e ritorna avanti 8, e ritorna ancora. Scendi 9 sul prossimo. Ci fermiamo giù per i molleggi. Molleggia per 10 volte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E stendi bene. Sceglierò un secondo le tue gambe. Andiamo a ripetere questa piccola sequenza anche dall'altra parte. Quindi piedi paralleli, comincia a portare indietro una gamba, punta il piede della gamba che è andata indietro. Mani in preghiera, inspira, ripartiamo con lo squat. Scendi e risali fuori l'aria 2. Quindi solamente la gamba davanti si stende completamente. 3 e riallunga. Ancora scendi 4 e ritorna avanti. Scendi 5 e risali fuori l'aria 6 e ritorna ancora. Scendi 7. Avanti, respira 8 e ritorna, ancora scendi 9, sul prossimo ci fermiamo per fare una piccola serie di molleggi per 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stendi tutto e rilassa un secondo le tue gambe, molto bene. Qui in realtà il lavoro si sente anche sulla gamba eh, appoggiata a metà strada indietro. Ritroviamo il parallelo. Partiamo da un piccolo squat, sempre con le mani in preghiera o se preferisci puoi metterle sui tuoi fianchi. Porta il peso sulla tua gamba destra, solleva la gamba sinistra, eh, solleva solamente il tallone della gamba e um, il tallone del, del tuo piede. Pro prova a portare sempre in appoggio la, le dita del piede qui. Quindi sollevo leggermente la mia gamba sinistra e vado a ruotare verso l'esterno. Apri e ritorna con la punta appoggiata. Apri due e ritorna. Avanti tre. Quindi andiamo a ruotare verso l'esterno e a separare le nostre gambe. Ancora 5 e ritorna. Fuori l'aria 6 e avanti. Ancora apri 7 e ritorna. Apri 8, facciamo gli ultimi due, attenzione all'equilibrio. 9 e ritorna. 10, ritorna. Stendi, rilassa un secondo le tue braccia, ruota le spalle indietro. Tutto dall'altra parte, parti con un piegamento simmetrico delle tue gambe, sposta il peso sulla gamba sinistra, solleva il talone della gamba destra, porta le tue mani in preghiera, lo sguardo più o meno in un punto sul pavimento. Quindi cerca di non estendere la cervicale guardando troppo in avanti, tanto sai cosa fare. Inspira, prepara, vai fuori l'aria su. Riappoggia le dita del tuo piede destro, sali 2 e respira, fuori l'aria 3, mantieni l'equilibrio, 4 e ritorna, avanti ancora 5 e ritorna, apri 6, avanti ancora, apri 7, respira, gli addominali attivi, 8, scarica le spalle, gli ultimi 2, 9 e ritorna, 10, ritorna, appoggia e anche qui rilassa, molto bene. Andiamo a costruire la nostra seconda posizione, quindi apri un pochino più delle tue anche, ruota dai femori, quindi le punte dei piedi sono in una sorta di V. Andiamo a preparare la nostra posizione del plie, quindi facciamo un demi-plie in cui eh, sistemiamo bene le ginocchia spingendole indietro, sosteniamo bene il collo del piede, pensa che il tuo ginocchio deve andare più o meno in corrispondenza del secondo e terzo dito della tua di del piede. Quindi schiena ben dritta, allunga le tue gambe, puoi tenere le braccia dove vuoi, alla seconda sui fianchi eh, in una prima posizione. Andiamo a fare il nostro plié. Quindi scendi e riallunga le tue gambe. E piano piano, ovviamente, senti che la tua mobilità nelle anche si, uh, si scioglie un pochino, quindi aumenta durante le ripetizioni. Prova a vedere se è possibile scendere un pochino di più nella tua, nel tuo grand pli affondare con il bacino verso il tappetino. E poi, quando torni, stendi completamente le tue ginocchia con calma. Quindi non farle mai scattare indietro, ma cerca di accompagnare. percepisci il movimento delle tue gambe come se fosse elastico. Ancora. Per 4 e ritorna, avanti 3, ritorna su ancora per gli ultimi 2, sul prossimo ci fermiamo più o meno a metà strada e andiamo a molleggiare per 1, 2, 3, 4, 5, respira 6, 7, 8, 9, ne facciamo altri 10 ancora per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 stendi le tue gambe una volta, ritorniamo più o meno a metà strada nel nostro plié, scendi, per comodità prova a portare le mani qui davanti con le dita intrecciate, quindi in modo che ci sia una sensazione di forza nelle tue braccia che aiuta l'equilibrio. Quindi siamo in tenuta della nostra muscolatura delle cosce, abbiamo gli addominali ben attivati, quindi vai a cercare l'attivazione profonda del tuo addome, pavimento pelvico, trattieni la pipì, attiva gli addominali in modo da tirare la pancia in dentro. Scarica bene le tue spalle, stacca i talloni, vai su e scendi, sali e scendi. Tutto rimane fermo, sono solo i talloni che salgono e scendono. 4 e ritorna, avanti 5, mantieni bene l'equilibrio, avanti 6, respira, ancora 7 e ritorna, avanti 8, ancora gli ultimi 2, sali 9 e ritorna, avanti 10, ritorna. Stendi le tue gambe, sciogli le braccia e shakera un secondo le tue gambe. Molto bene. Prendiamoci un attimo per strecciare anche qui in piedi i nostri quadricipiti. Quindi porta il peso sulla gamba destra, la mano sinistra afferra la tua caviglia. Quindi, mentre il bacino spinge in avanti come se volessi fare retroversione, eh, la tua gamba invece viene tirata indietro. Quindi, l'obiettivo è quello di avvicinare le cosce e di allinearle. Il tuo braccio destro può rimanere esterno per l'equilibrio, ma puoi anche mettere entrambe le mani dietro sulla tua caviglia. Quindi cervicale in allungo, tutta la colonna allungata, continua a tirare questa gamba. Tienilo lì per qualche secondo. Respira la gamba di terra. Si può ammorbidire per assicurarti un maggiore equilibrio. E poi, delicatamente, sciogli la posizione. Portiamo tutto il peso sulla gamba sinistra. Afferriamo la caviglia destra, andiamo a fare quel piccolo gesto di retroversione con i glutei attivi, il braccio sinistro può allungare per l'equilibrio oppure posso portare entrambe le mani sulla caviglia destra e vado ad allungarmi verso l'alto mentre tiro il mio quadricipite destro. Scarica le spalle, addominali profondi sempre attivati con la sensazione che veramente i glutei spingano in avanti. E creino quell'allungo sul quadricipite, anche qui rilassa la posizione, sceccherà un secondo. E qui ritroviamo bene il parallelo delle nostre gambe, ci allunghiamo un secondo dal centro della testa, inspira, prepara ed espira, mentre guardi verso il tappetino piega leggermente le ginocchia, fai tutta la discesa che ti porta fino dove è possibile arrivare sul tappetino. Quindi le tue mani possono appoggiare sul tappetino, oppure puoi appoggiare le mani sulle cosce, assolutamente in libertà di seguire la tua flessibilità. Porta il peso verso le dita dei tuoi piedi, rilassa bene la tua testa, Prendi un bel ispiro adesso che sei giù e srotola la tua colonna verso l'alto, quindi articola la tua colonna, riallunga delicatamente le tue gambe, ritrova quell'auto allungo dal centro della testa, riporta bene lo sguardo in avanti e il mento leggermente indietro. Apri bene il petto, quindi puoi portare le mani, le braccia a ruotare verso l'esterno, aumentando la sensazione di apertura nel tuo petto. E da qui inspira e di nuovo torna in posizione di partenza. Piega leggermente le ginocchia, rilassa le tue braccia verso il pavimento. Puoi provare a scendere un pochino di più, puoi provare a stendere le tue gambe se è nella tua eh, possibilità, sempre portando il peso verso le dita dei tuoi piedi, rilassando bene la tua testa. Quando è il momento di risalire, sblocca le tue ginocchia e risali una vertebra dopo l'altra, attiva bene gli addominali, scarica le spalle, riallungati dal centro della testa, puoi sempre ritrovare quella rotazione degli omeri verso l'esterno, apri bene il petto. Lo ripetiamo ancora una volta. Quindi ritorna in posizione neutra e mento allo sterno scendi. Le gambe sono piegate mentre vai giù. Quando hai raggiunto il tuo massimo, puoi provare a stenderle nuovamente. E o tieni le mani appoggiate sul tappetino oppure sulle tue cosce. Andiamo a fare running, quindi una gamba piega, l'altra stende. Ricordati che puoi tenere entrambi i taloni appoggiati sul tappetino oppure sollevare il talone della gamba che sta piegando, assolutamente a tua discrezione. E senti veramente quel piccolo twist sul tuo bacino, l'allungo che da dietro le tue gambe si estende alla zona lombare. Cerca sempre di rilassare testa, collo e spalle. Quindi lo sguardo va a cercare il tuo bacino. Ne facciamo ancora quattro, ancora tre, ancora gli ultimi due, ancora uno. Ripiega leggermente le ginocchia e qui scendi sul tuo tappetino. Quindi andiamo a sederci. Allunga le tue gambe in avanti, cominciamo a stendere la nostra gamba destra. Il piede sinistro va oltre il ginocchio. Afferra un secondo il ginocchio sinistro e tirati bene verso l'alto, quindi vai in allungo, senti l'appoggio degli ischi, il filo dal centro della testa, il braccio destro avvolge il ginocchio sinistro, la mano sinistra va indietro, quindi tira, spingi sul tappetino, tira sulla gamba sinistra per ruotare e intanto crescere verso l'alto, le gambe sono attive, soprattutto la tua destra che spinge verso il tappetino, abbiamo il piede destro a martello, scarica bene le tue spalle, respira per qualche secondo, quindi vai a cercare l'allungo sul gluteo sinistro, Mentre mantieni l'allungo della tua colonna e vai a cercare quella torsione sempre più profonda. E da qui sciogli la posizione. Allunga la tua gamba sinistra, piega il ginocchio destro, porta il piede oltre il tuo ginocchio. Prenditi un attimo per allungarti, quindi per attivare quella muscolatura di, del tuo core, anche posteriore per creare l'allungo della tua colonna. Il braccio sinistro va a volgere la gamba destra, la mano destra va dietro. Il piede sinistro è a martello, quindi crea quella sensazione di veramente attivazione in tutto il corpo con l'obiettivo di strecciare questa volta il tuo gluteo destro. Quindi vai a cercare con lo sguardo un punto oltre la tua spalla. Scarica bene le tue spalle, le braccia sono attive, le gambe sono attive. Tienilo qui, respira dentro a questa torsione, a questa sensazione di elica che cresce verso l'alto e va in torsione. Torna al centro e riallunga. Ci prendiamo un attimo, se possibile, per tenere le gambe unite, allungare bene le braccia verso l'alto e fare una flessione in avanti. Quindi fino a dove è possibile. Vai ad afferrare una parte delle tue gambe, può essere dietro le ginocchia, sui polpacci, alle caviglie, eh, attorno ai tuoi piedi e usa questo tiro delle tue braccia per avvicinare il busto al tuo bacino, come se volessi portare il naso verso le tue ginocchia. Fermati qui e poi rilassa le tue braccia, fai scivolare le mani mentre srotoli, sulle cosce mentre srotoli la tua colonna. Lo rifacciamo ancora una volta. Allunga bene le braccia, cresci, vai ad estendere leggermente il tuo torace. I piedi sono attivi, i piedi a martello, quindi le gambe sono attive. Ritrova quell'appoggio sui tuoi piedi, sulle cosce, sulle ginocchia, dove preferisci. Tira per qualche secondo, attenzione a non caricare le tue spalle e poi rilassa le mani. E srotola, scarica bene le tue spalle e torna su. E qui ci andiamo a dare un secondo per allungare anche eh, in modo diverso i glutei, quindi rimetti lo spessore sotto la testa se preferisci, ritrova un attimo sempre quella posizione neutra del tuo bacino, andiamo a fare il 4 con la gamba destra, quindi caviglia destra su ginocchio sinistro, tira le gambe al petto, se possibile incrocia le mani dietro la coscia sinistra, inspira, tienilo ed espira fuori l'aria, tira le gambe al petto, andiamo a cercare l'allungo sul gluteo destro, Inspira, lascia andare leggermente in avanti, fuori l'aria. Tira due, inspira, ritorna e avanti ancora, fuori l'aria. 3. inspira, ritorna ancora un paio di volte da questa parte, fuori l'aria. 4. inspira, ritorna avanti ancora uno, fuori l'aria. Cinque, quando torni, riappoggia un secondo, entrambi i piedi sul tappetino. Caviglia sinistra su ginocchio destro, sistema bene il bacino. Porta le tue gambe verso il petto, incrocia le mani se possibile dietro la coscia destra. In prepara e fuori l'aria. Tira verso il petto, inspira e riallontana. Accetta semplicemente anche che le gambe e i glutei potrebbero essere diversi, quindi, da una parte potresti incontrare maggiore resistenza. Semplicemente non forzare, fuori l'aria 3. Inspira riallontana, facciamo gli ultimi due fuori, l'aria tira. Inspira ritorna e avanti ancora fuori, l'aria tira. E ritorna. Prendiamoci un attimo per riappoggiare i piedi, andare a portarli bene eh, all'estremità del tappetino, aprire le braccia con i palmi rivolti verso l'alto o verso il basso come preferisci. La cervicale viene in posizione di allungo, le spalle lontane dalle orecchie e andiamo a ruotare il nostro bacino permettendo alle gambe di ruotare a loro volta e di appoggiarsi o, o meno sul tappetino. Di ruotare, quindi andiamo a dare una torsione che parte dall'ombelico verso il basso, accertati che nonostante la torsione del bacino e il movimento delle tue gambe, le spalle invece rimangano stabili sul tappetino. E ripetiamo ancora per quattro volte, cercando magari di aumentare il nostro range di movimento con l'obiettivo sempre di massaggiare il tratto lombare della nostra colonna. Facciamo l'ultima rotazione. Ritorniamo al centro, riportiamo i piedi bene in parallelo. Qui, se vuoi, puoi girare su un fianco oppure aggrappare un ginocchio e aiutarti con quella gamba per risalire in posizione eh, eretta. Anche qui, schiena dritta. Quindi eh, puoi usare la posizione con le gambe incrociate, puoi metterti in ginocchio, recuperare una sedia. Se questa posizione non è particolarmente comoda, ti consiglio di mettere uno spessore sotto al bacino: un cuscino non troppo morbido, che ti possa permettere di sollevare il livello delle anche rispetto a quello delle ginocchia. Quando sei seduto, non devi mai sentire fastidi nella zona lombare, né nelle anche, nelle ginocchia e nelle caviglie. Deve essere una posizione libera da tensioni. Quindi trova il tuo aggiustamento ideale. Schiena dritta, quindi ritrova quell'allineamento testa, spalle, anche. La sensazione di crescere verso l'alto. Quindi l'auto allungo che parte sempre dal centro della testa. Portiamo il braccio destro su, andiamo a fare questa cornice rotonda attorno alla testa e andiamo a flettere lateralmente. Quindi cerca di spingere giù l'ischio rischio destro mentre allunghi il braccio oltre la tua testa. Puoi girare lo sguardo anche verso il fianco sinistro, torna su. Scendi, il braccio sinistro sale, anche qui puoi tenere lo sguardo verso lo schermo o invece ruotare verso il tuo fianco destro. Torna su e scendi, ripetiamo ancora una volta, il braccio destro sale, quindi scegli la posizione della testa che ehm, maggiormente ti dà una sensazione di allungo sul tratto anche cervicale. Scarica bene la spalla verso la quale stai andando, torna su. E scendi. Carichiamo il braccio sinistro. Andiamo anche dalla parte opposta. Quindi, spalla destra che scende leggermente mentre fai questa flessione. Torna al centro. Prendiamo un bel inspiro, portando le braccia verso l'alto. Uniamo i palmi delle mani sopra la testa. Le portiamo qui davanti al petto. Bene, e ci siamo. Ottimo lavoro! Grazie mille per essere stato con me durante questa sequenza, spero ti sia piaciuta, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia un like se il video ti è piaciuto e supporta il canale iscrivendoti al canale, non costa nulla eh, e accendi la campanella per rimanere aggiornato su tutte le prossime novità, sui prossimi video in uscita. Io ti aspetto alla prossima, intanto ti mando un grande abbraccio, a presto!